Ok ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Al mio segnale. Riprendiamo la nostra avventura con Kratos e Atreus. Io ci sono. Affanculo. Concentrati, Atreus. Indicatore minaccia. Gli indicatori di minaccia attorno a Kratos segnalano i nemici fuori dal campo visivo. Gli indicatori dorati mostrano i nemici nei paraggi. Gli indicatori rossi lampeggianti segnalano un attacco imminente. Gli indicatori viola lampeggianti segnalano un proiettile in arrivo. Tutto abbastanza chiaro. Altri dietro di te. Mantieni la pressione. Ecco, arriva. Allora, ti ho aiutato? Sì. Se vuoi aiutarmi, distraili. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Guarda. Ragazzo. Sì. C'è un villaggio Jotnar. Jotnar? Giganti. Conosci altre lingue? Un po'. Solo quelle che sapeva mamma. Ma sono tutte collegate. Quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? Diamo un'occhiata qui se c'è qualcosa di interessante. E possiamo anche andare. Continua verso la montagna. Vole. Nient'altro? Cadenza ai tiri, la precisione non ha fretta. Sì. Posso anche usare la furia. Non è un portiere, quello. Sì. Adesso lo apriamo. Allora, attacco runico leggero. Una rapida scarica di energia che ferma e respinge tutti i nemici vicini.
Oh, attacchi runici. Hai ottenuto la gemma dell'attacco runico leggero Tocco di El. Le gemme runiche ti permettono di personalizzare l'arma per attivare attacchi runici leggeri e pesanti. Nella scheda armi puoi incastonare le gemme. Attacchi runici, sposta il puntatore sopra lo slot attacco runico leggero. Ok, fai click. Equipaggia. Gli attacchi runici... ok. Usa XP per potenziare gli attacchi runici e migliorare le statistiche. Fai click per equipaggiare il levitano con la gemma dell'attacco runico tocco di L. Gli attacchi runici equipaggiati sono indicati con il simbolo E. Premi ESC per tornare alla scheda armi. Sposta il puntatore sopra lo slot attacco runico pesante. Allora, vabbè. Sono cose che in realtà so già, ragazzi. Questo è già equipaggiato. Il tocco di L. Non ne abbiamo altri attacchi runici, quindi... possiamo cambiare... il design dello scudo, nulla di particolare. Piastra da spada, vabbè. Incantesimi. È equipaggiato un'arma che contiene un castone incantesimo. Gli incantesimi possono essere inseriti solo all'interno di armature talismani equipaggiate che contengono castoni incantesimo. Gli incantesimi forniscono bonus alle statistiche e abilità speciali quando l'oggetto che li contiene è equipaggiato. Alcune armature possono avere fino a 3 castoni incantesimo. Premi H per selezionare il castone dell'armatura equipaggiata. Sposto il puntatore sull'indicatore vuoto, fai click, mettiamo questo, hai aggiunto un... ok. E ok. Questo qui. Poi possiamo mettere cintura del voto di morte. Ma non possiamo incastonare nulla. E questa è... niente, non abbiamo altro, va bene. Hai Atreus, armatura di Atreus, tunica. Rivela debolezze, i nemici strangolati di Atreus subiscono maggiori danni. La mettiamo. Vabbè. Va bene, dai. Poi scopriremo in maniera più approfondita tutta la roba che possiamo fare andando avanti. Ah, vabbè, questo... sì. Forse okay. Possiamo passare di qui. Sì, sì. Non ho usato l'attacco speciale, ragazzi, senza volere. Forza. Grazie. Ecco la montagna! Andiamo! Aspetta! È a posto! Stai attento! Ah! Ma pirla! Aiuto! Padre, aiuto! Tieni duro! Presto! Non ce la faccio! Stai calmo! Ci sono quasi! Ah! Ah! Non ci è andata male. Vacci piano. La fretta ci costerà cara. Scusa. Altri droger. Non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzo. Non sono per niente morti. Difficoltà del nemico. La difficoltà dei nemici è rappresentata dal colore del numero vicino alla barra della salute. Il colore della barra di salute del nemico varia da verde a viola a seconda di quanto è potente rispetto a Kratos. Ricorda, preciso e senza fretta. Oh.
palle quello là sopra. Guarda. Fuggi dalle rovine. Non fa scherzare con questi. Sono in gruppo, possono essere davvero pericolosi. Leggi. Oh, un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo fa. Chissà, forse anche Odino. Ah, qui sopra! Sbuca qualcosa dal muro! Basta, pezzo di stronzo. Guarda che mi deve... Sentito? Che sì, cosa? Ce ne stanno. Restami vicino. Cos'è? Qualcosa di brutto. Andiamo verso quel canto pauroso. Usa le frecce. Atreus. Una rediviva. Non pensavo di vederla da vicino. Sono cattive. Ma che cazzo sta succedendo? Cioè, Atreus che ha dei problemi motori. Atreus Kratos. Ma qua sotto? No, mi sa che devo fare il giro.
Continuo a non capire perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te l'ho detto, ragazzo. Non ne so niente. Ecco come si fa a scendere. Questo è tosto. Assista! Pronto. È andata bene. Ma cos'è? Ehi, non è che magari le divine viaggiano in branco e che ci aspettano lassù e che sono arrabbiate? Ehi. Scusa, fantasticavo. Guarda lassù! Dovremmo tornare lassù. Ma come? Seguimi. Prima hai detto che potrebbero rapinarti. Io li ammazzo se ci provano, non ho paura. Se incontriamo degli uomini, ti terrei fuori, chiaro? Ma so combattere. Ti terrei fuori, ragazzo. Non parliamone più. Non so, Atreus, che sai combattere, ma questi sono parecchio pericolosi, eh. Guarda qui, un altro. Il suo nome è Rungnir. Mamma me ne parlò, un guerriero gigante fatto di pietra. Sembra che fosse una grande battaglia. Vedo Dino, Thor, perfino il serpente del mondo. Oh, Thor deve avergli spaccato la testa, vedi? Ma il tempo di Rungnir lo schiacciò. Che idiota. Ragazzo, qui. Certo. Ho già visto questa lingua. Adesso non so se si passa. No, qua c'è solo un oggetto da raccogliere e una cassa da spaccare. Non c'è altro, no. Quindi ci buttiamo qui.
Che cos'è quello? Due, quindi il terzo sta... Eccolo lì. L'ultimo. Ora apriamo il forziere. Abbiamo un'altra mela. Ce ne serve un'altra e possiamo aumentare la vita. Bene. Quindi ci possiamo arrampicare. Però dobbiamo fare il giro. Salve. Ho capito. Usiamo i pugni. L'hai già detto, Atreus. Cercate di terminare a mano. Io ho visto. Quanto le odio queste cazzo di baldracche. E basta. Bene, continua. Siamo sopravvissuti. Siamo ancora in piedi. Spacchiamo tutto, ma che ci serve? È di fatto che qui c'è qualcosa... Ma non so se ci si arriva da qui. Non mi ricordo, ragazzi. Sinceramente, da sopra. Credi che sia sicuro qui? Questa puzza cos'è? Ora! Sono Hellwalker! Sono intatti, guardate! Qualcuno accenda i fuochi! Sigmund, i pugnali!
Tutti questi giorni senza carne. Carne? Cosa? Noi? Dietro di me. E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne, un poco per volta. Questa battaglia è solo mia. Ha ucciso qualcuno! Circondatelo! Sono delle seghe queste. Ha ucciso Gunther! Oh, e basta. Cazzo. Padre, aiutami. Atreus, no! Ragazzo. Ah, ma si trasforma. Questo non me lo ricordavo. Aspetta qui. Me ne occuperò io. Allora concentrati. Dobbiamo trovare un'uscita. Qui. La catena. Cala la catena. Ok. Io mi faccio un pisolino nel frattempo, Atreus. Dai. La catena. La catena, ok. Atreus, sei spicciati. Ancora sconvolto. Dai, non è successo non niente. Non ci devi pensare. Poteva ucciderti. Lo so, dovevo farlo. Lo so bene, però... Però si torna a casa. Cosa? Arrendersi così facilmente. E siamo appena partiti. Ehi, un momento. Io non mi arrendo. Ce la faccio. Devo solo... riprendere fiato. Andiamo. Sono pronto. A posto? Hai ripreso fiato? Che cavolo è?
cazzo è quel suono? Ascoltami. Un bravo guerriero non deve impietosirsi del nemico. La strada che ci aspetta è lunga e implacabile. Non è per ragazzi, ma solo per guerrieri. Ho capito. Alzati su, muovi quelle chiappe! Ti prenderò a calci in culo! Ah! Questa voce la riconosco. E andiamo! Però prima di andare lì... Vabbè, alla fine andiamo sempre lì. Chissà, eh. Abbiamo trovato un artefatto. Quella strada che ho visto prima, non so come raggiungerla. Se possiamo ancora raggiungerla, non lo so. Penso di sì. Qui c'è Brook, il nano. Eccolo lì. Questa stupida bestia si rifiuta di attraversare il ponte. Ha paura di qualcosa che ha visto tra gli alberi. E di che cosa? Padre, lancia l'ascia sugli alberi dall'altra parte del ponte. Quelli con il tronco bianco. Avevi ragione. Ehi! Tu sì che sei un tipo in gamba, ragazzo. Sei un ragazzo, giusto? Ha un nome? Che ne so. Questa maleducata non ha chiesto il mio e quindi io non ho chiesto il suo. E il tuo? Brock. Vera Logan. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla, insieme a mio fratello. È una delle migliori, quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Devi trattarla in modo speciale o si rovinerà irreparabilmente. Potrai potenziarla ora se la cosa ti aggrada, figlio di puttana. Che ne dici? Hai ragione. Io non ti credo. Andiamo. C'è una runa a forma di forcone lì sul manico. Di corbicchia, Dumbrbach Rauf. Era il marchio mio e di mio fratello prima che ci dividessimo. Ho la mia metà qui, vedi? Allora, vuoi che la potenzi o no? Va bene. Assolutamente sì. Mi aspetto un miglioramento. E dov'è l'altra metà del marchio? Oh, ce l'ha il mio stupido fratello. Ma a me è rimasto il talento, vedi? Vi sistemo io allora. Potenziamento arma, questo è un negozio dei nani, dove puoi potenziare l'equipaggiamento in tuo possesso o fabbricarne di nuovo. E fai click per... ok, vabbè. Brock ti ha dato una risorsa rara, una fiamma ghiacciata, puoi usare le risorse reperite per fabbricare e potenziare il tuo equipaggiamento. Fai click per selezionare Levitano. Allora, l'equipaggiamento di Kratos ha diversi livelli di potenza e statistiche. Potenziando l'ascia aumenta il suo livello e la sua forza, contribuendo all'incremento del livello di potenza e delle statistiche di Kratos. Qui puoi vedere il livello di potenza e statistiche di Kratos. Ok. Ho
Aumentare il potere runico può aumentare l'entità dei danni di un attacco runico. Il tempo di ricarica di un attacco runico può essere ridotto o migliorato. Ok. Ogni statistica offre benefici diversi nel gioco. Ok. Quando potenzi un oggetto, il livello di potenza e le statistiche vengono visualizzate nella scheda dell'oggetto della tabella delle statistiche di Kratos. Potenziando un'arma, queste statistiche aumentano in modo permanente, mentre gli altri oggetti devono essere equipaggiati per poter applicare i relativi bonus. Le risorse richieste per potenziare un oggetto vengono mostrate nella parte inferiore della sua scheda. Allora. Potenziamento Levitano riuscito nella sezione abilità, sono ora disponibili nuove abilità. Ora l'ascia è a livello 2, trova un'altra fiamma ghiacciata per potenziarla ulteriormente. Potenziando le armi sbloccherà nuove abilità, consulta la sezione abilità, ok. Fai clic, clic. Ehi, ti hai scordato? Allora, difesa 10, difesa 4, prendiamo tunica del predone, usiamo, no, possiamo crearla, la tunica del predone. Che cosa ti serve? Possiamo potenziare l'arco. Ora potrai uscire da lontano. Ok, arco potenziato, ci sta. Ancora tu. Ci serve una fiamma ghiacciata, quindi non possiamo fare altro qui. Giovanotto. Posso creare questa tunica, però non so se mi convenga in questo momento. I nemici in aria subiscono ulteriori danni. I nemici strangolati da Atreus subiscono maggiori danni. A volte Atreus trova pietre curative quando Kratos è ferito. Beh, questo è utilissimo. Essere dei tappeti è un'armatura naturale. C'è meno da colpire. Oh, hai deciso? Non guardare ora, ma sono tornati i nostri amici che si nascondevano tra gli alberi. Dacci dentro con quell'ascia. C'è posto per me là dietro. Oh, basta, tu mi rompa qualcosa. Che c'è? Ah, ce n'è uno dietro. Cosa ne pensi del mio ritocco? Decente. Decente. Sai cos'è decente? Quel lavoro di piedi. È stato una merda. Diventerai come lui? Non so se... Questa strada porta alla montagna. La direzione dovrebbe essere quella. Ancora un'occhiata al negozio? Allora. Abbiamo due strade. Una è questa, che ci conduce. Perché ci blocchiamo ogni tanto? Forse... non lo so. Non l'avevo proprio visto. Vabbè, non c'è altro qui. Qua? Ah, ecco, era qui, ragazzi. Mi hai lasciato solo. È vero. Persone a parte. Tutto il resto lo combatti. Finché non ti fermo, siamo morti. Capito? Impegnati o torniamo a casa. Ho capito. Bene. Oh, aspetta. Siamo di nuovo qui. Sì, abbiamo fatto il giro. Però abbiamo completato questa zona, più o meno. Sì, non c'è altro. Non credo ci sia altro.
perché ci sono molte zone inaccessibili dove ci servono varie abilità, eccetera, per poter entrare. Semplicemente per accogliere una cassa, ragazzi, Comunque. Brock. Che altro ti serve? Brock. Perché tuo fratello ha metà marchio? Perché non ho più rapporti di lavoro. No, per il momento nient'altro. Poi ci rincontreremo senza di me. In un secondo momento. Ciao Brock, grazie di tutto. Vieni. Poi ci vediamo. È stato un più piacere. Avanti. Penserà un nome per la tua bestia. E se la chiamassi grazie al cazzo? Grazie al cazzo, vieni qui! Ti piace? Ehi, occhi aperti! Ciao. Ok, ragazzi, mi fermo qui. Si è fatta veramente lunga, qualche taglietto come sempre ve l'avrò fatto, ma sarà poca roba. Magari durante i combattimenti, gli scontri, per raccogliere un po' il video, qualche taglio ve lo faccio. E ve l'avrò fatto sicuramente. E noi ci fermiamo qui, abbiamo fatto la conoscenza delle baldracche, quelle stregacce molto cattive, ma anche soprattutto di Brock, che è il fabbro. Che ci accompagnerà per tutta la storia, per tutta la nostra avventura, e ci aiuterà tantissimo, perché grazie a lui potremo potenziare l'ascia e tante altre cose, armatura e altre armi e via dicendo. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.